E ben ritrovati a tutti ragazzi, oggi di martedì è un esperimento, logo lasciate stare, l'ho fatto tanto per così per divertimento, quindi vediamo come vanno le visualizzazioni. Al solito voi lasciate un mi piace così capisco se lo apprezzate di più di martedì dopo la scuola piuttosto che la domenica allora, dopo l'ora di pranzo. Ah, partiamo subito con la prima notizia. Come sapete tutti, Call of Duty World at War 2 in sviluppo da Activision presso lo studio di Sledgehammer è stato annunciato per PlayStation 4, Xbox One e PC. Ovviamente le versioni corrispettive di PlayStation 4 Pro e Scorpio arriveranno, ovviamente con le varie migliorie. Però sembra, notizia dell'ultima ora, che possa essere in sviluppo anche una versione su Nintendo Switch. Infatti Binox, una software house che si è occupata di altri porting in passato per questa console, anzi non per questa console, per Nintendo Wii e Wii U, sembra che sia al lavoro su un progetto e questo progetto po sembra poter essere Call of Duty World at War 2. Molto interessante questo aspetto perché essendo una console portatile è possibile, sarà possibile giocare con gli amici, magari farsi una partita online ovunque voi siate, nell'intervallo della scuola, dopo la scuola, eccetera, eccetera, semplicemente portandosela in giro. Bisogna vedere a livello di prestazioni se sarà equivalente a quello delle console più grosse, dubito, però speriamo che magari facciano un porting decente. Anzi, speriamo che intanto facciano il porting, poi bisogna vedere, poi si vede. Ace Combat 7 Skies Unknown doveva uscire quest'anno, entro fine anno, ma è stato purtroppo rinviato al 2018. Bandai Namco ha rilasciato una dichiarazione con scritto in poche parole: "Ah, le nuove generazioni ci hanno aperto dei cieli prestazionali", quindi magari avranno capito come sfruttare di più l'Unreal Engine 4, che è il motore grafico che utilizzerà questo gioco, e quindi magari faranno un salto in avanti, un balzo in avanti. Io quando i rinvii sono per queste motivazioni, quando effettivamente il gioco può ricevere un upgrade sostanzioso, allora sono pro rinvii, anche se sono sempre a favore del non dite la data e annunciate semplicemente il titolo, così nessuno si aspetta chissà cosa entro l'anno, nessuno mette soldi di lato, sa semplicemente che è in sviluppo e che arriverà per quella console. Comunque, Ace Combat rinviato al 2018, purtroppo. Ovviamente mi devono chiamare tutti mentre registro le news. Dicevo, prossima news, Assassin's Creed Origins. Settimana scorsa sono uscite tante informazioni sul titolo, ovviamente informazioni liccate, possibili, non possibili, però andiamo a vederne qualcuna. Il personaggio sembra che assomiglierà moltissimo ad Altair, quindi un ritorno alle origini anche dal punto di vista del personaggio. Per quanto concerne le battaglie navali, sono state smentite l'inserimento di battaglie navali, seppur ci saranno delle navi personalizzabili che potranno servirci per spostarci lungo il fiume, il Nilo, si vocifera essendo in Egitto. Sembra infatti che il sistema di combattimento sarà molto simile a quello già visto in The Witcher 3 e che i nemici finalmente non aspetteranno il turno, ma ci cercheranno proprio come accade in The Witcher 3 e ci picchieranno, ci meneranno proprio di brutto. La componente stealth è stata maggiormente aumentata ed è una cosa positiva per degli assassini, chiaramente. E sembra infatti che non avrà neanche il comparto multiplayer, e io dico grazie perché odio il combattimento multiplayer e comunque toglie tempo e risorse al team di sviluppo per concentrarsi sulla storia e sul mondo vivo. Vedete, Horizon non ha nessuna componente multiplayer ed è venuto fuori eccezionale. Stessa cosa Zelda. Quindi stiamo a vedere se questi rumors verranno confermati durante le 3. D'altronde Ubisoft ha mostrato il logo di Assassin's Creed nuovo, ha fatto vedere il nuovo The Crew 2 e ha annunciato anche il nuovo Far Cry 5, mostrando semplicemente i loghi. Però ne sapremo sicuramente qualcosa durante la conferenza Ubisoft. E Netflix ha annunciato di essere al lavoro per lo sviluppo di una serie TV basata sulla saga di The Witcher. Non sappiamo se si appoggerà più al videogioco, più ai libri, ma sappiamo che lo scrittore Sapkowski, non ricordo come si pronuncia, non mi linciate per cortesia, sarà coinvolto in questo progetto e sarà coinvolta anche l'azienda che si è occupata della realizzazione dei filmati in computer grafica per The Witcher 3. Purtroppo CD Projekt non sarà coinvolta in questo progetto, ma sono ansiosi di vedere cosa ne uscirà fuori. Io l'attendo tantissimo, Netflix difficilmente mi delude, spero che sia realizzata bene e che Geralt sia ben caratterizzato, proprio come nel mondo dei videogiochi. Speriamo bene, incrociamo le dita. E
E con un mini teaser è stato annunciato PES 2018 da Konami, che ovviamente manterrà i diritti per quanto concerne la Champions League, l'Europa League e basta, se non sbaglio, non ce l'ha più la Coppa Intercontinentale. Sarà sempre sponsor tecnico del Barcellona, non tecnico, sponsor ufficiale del Barcellona. Hanno fatto vedere alcune sequenze in gioco, sembra che i movimenti siano stati migliorati. Konami stessa ha dichiarato che ci sono più migliorie in questo PES che in tutti i PES rilasciati da qui a 6 anni, 7 anni fa, quindi molti miglioramenti. Si parla di illuminazione dinamica completamente rivisitata con Fox Engine, si parla di un coinvolgimento a livello dello stadio, di atmosfera molto più immersivo, quindi stiamo a vedere. Il titolo, ricordo, è atteso per settembre di quest'anno, come al solito, e attendiamo noi amanti della saga calcistica più longeva di sempre. Purtroppo sembrava che ci fosse una speranza. Microsoft aveva rinnovato il brand, il marchio di Skullbound, ma la stessa Microsoft ha smentito. Quindi Skullbound vivo? No, non credo, è morto. Beh, c'è chi dice che è morto. Baggianate, così penso io. No, per me è ancora in circolazione. È morto. No, è morto. È ancora in circolazione. No, 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 no. Baggianate, così penso io. Hanno detto così, purtroppo, per tutti quelli che avevano acquistato addirittura la console per questa esclusiva Sony, che ricordo che era eccezionale, c'erano dei dragoni, tutto sembrava un Final Fantasy misto a qualcosa di futuristico, veramente veramente bello, era molto interessante, e purtroppo niente, è morto. E su Twitter la Ubisoft indonesia, non mi ricordo quale cavolo di Ubisoft, ha messo un mini video, una mini clip ritraente Sam Fisher in Ghost Recon Wildlands. Ora, che sia un DLC apposito per Sam Fisher, io ne dubito, credo sia più un personaggio che sarà possibile acquistarlo successivamente nello store, però comunque un'iniziativa molto carina per riesumare una delle icone celebri della Ubisoft e dello stealth in generale, Sam Fisher. Mi piacerebbe, a proposito, un nuovo Splinter Cell con una nuova grafica super iper mega e magari con una modalità storia molto più coinvolgente. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Incredibile, ma vero, sembra che Nintendo stia vendendo delle scatole vuote. Infatti, nel sito ufficiale di Nintendo è possibile acquistare la scatola vuota del bundle di Nintendo Switch più Splatoon, per chi l'avesse smarrita. Credo che ci siano anche i manuali all'interno, alla cifra di 5 dollari, se non sbaglio, se non dico una fesseria. Inoltre, sempre in questo store, ha inserito la custodia di Splatoon 2, acquistabile per Nintendo Switch. Questa è una iniziativa, secondo me, più dedita a chi ha comprato la versione digitale, perché diciamo, la pecca che ha il digitale è che non è collezionabile. Ecco, nel momento in cui andremo a sostituire proprio il disco con un codice, allora secondo me il digitale potrà prendere ancora più margine nei confronti del fisico. Perché, appunto, perché vendere una custodia di Splatoon? Se l'hai comprata in digitale è bello averlo nella tua collezione, magari hai la custodia, la guardi ogni tanto, te la giri e te la riguardi. Purtroppo il digitale non offre questa opportunità di collezionismo, allora Nintendo ha pensato di ovviare in questo modo. Dice: vendiamo le custodie di Splatoon, ma chi se ne frega, le vendiamo a 5 dollari anche queste, tanto se le compreranno tutti quanti. Boh, iniziativa molto curiosa, chissà se avrà avuto effetto. E come sapete tutti, è stato annunciato Destiny 2, molto più accattivante dal punto di vista grafico, finalmente una storia molto più incisiva rispetto al primo capitolo, e ovviamente delle migliorie dal punto di vista tecnico e anche delle aggiunte molto interessanti nell'armamentario. Sono usciti altri dettagli per quanto concerne la parte tecnica, infatti sembra che Destiny 2 girerà a 60 frame rates su PC, su una buona parte di PC, e 30 frame rates bloccati su console. Infatti questo ha fatto insorgere il pubblico degli FPSari, non so come cacchio si dice, i mondi dell'FPS, dice: ah, ma solo 30 FPS, ma poi che cavolo è? Mi sono autocensurato per la modalità con restrizioni. Ma che cavolo è questa cosa? Verremo penalizzati oltre ad avere non avere server dedicati. Infatti, a quanto pare, Destiny 2 non girerà su Steam, ma girerà su Battle.net, che sarebbe il client online di Blizzard.
E questo potrebbe anche verificarsi con i prossimi Call of Duty, perché portare l'utenza Activision sui propri server sarebbe un'ottima mossa. È anche vero che verreste penalizzati dal punto di vista delle vendite, secondo me, perché non avere un titolo su Steam taglia grandissima parte del pubblico. Sì, sono titoli AAA, quindi chi è interessato li andrà a prendere. E però moltissimi magari si scocciano a giocare su altri server, sono abituati con quel sistema di Steam, eccetera, eccetera. Voi magari acquistate solo su Steam o anche su altri store. Attendete Destiny 2 o ve ne frega ne cippa lippa? Ricordo che è in uscita questo autunno, se non sbaglio a settembre, per console di nuova generazione, avrà contenuti esclusivi per PlayStation 4, solamente temporali, e poi arriverà ovviamente anche su Xbox One, quelli i DLC che usciranno in esclusiva. Ricordo che servirà l'abbonamento PlayStation Plus e il Live per giocare a Destiny, e che la storia sarà più coinvolgente che mai. E non è finita per Dragon Ball Xenoverse 2, infatti sembra che sia in sviluppo, anzi è stata confermata da Bandai, una versione per Nintendo Switch. Questo è veramente figo, perché soprattutto un gioco che contiene modalità offline, una campagna singolo giocatore importante in stile RPG come Xenoverse, venir portato su una console portatile come Nintendo Switch è molto importante, perché potrai giocare con gli amici. Infatti è stata annunciata una modalità ad hoc per giocare uno contro uno, due contro due per i giocatori di Nintendo Switch. Inoltre è stato annunciato anche che per un breve periodo di tempo Xenoverse 2 includerà la storia di Xenoverse 1, quindi per tutti coloro che non hanno potuto giocare il primo capitolo dal punto di vista della storia potranno usufruirne acquistando semplicemente Xenoverse 2. Non sappiamo se sarà scaricabile e poi ti rimane per sempre, o proprio sarà scaricabile e poi dopo un certo punto, dopo una certa data, viene completamente disattivato. Non lo sappiamo. E a questo punto io vi avrei lasciato, ma come vedete dall'aumento della qualità video, perché mi ero dimenticato di accendere la lampada principale, questa giornata sono state rilasciate tantissime news che non potevo non includere nel Marte News, il nome di questa nuova rubrica settimanale che sicuramente tornerà la domenica perché molti di voi me l'hanno richiesta. Comunque passiamo alla prossima news. Resident Evil, parliamo della saga cinematografica. Si è appena conclusa la saga di Mila Jovovich con l'uscita di Resident Evil The Final Chapter, ma Sony non se ne sta lì con le mani in mano, infatti è stato annunciato il reboot di questa nuova saga. Speriamo che sia più attinente ai videogames, anche se quella appena conclusa non mi è dispiaciuta. Troppo action, giusto? Pochi riferimenti al gioco, soprattutto nei primi film, però non è stata così brutta, diciamo. Dai, passabile. Alexis Kennedy, lo so, questo nome non vi dice nulla, è uno sviluppatore che ha dichiarato di essere al lavoro con BioWare, e pensate un po' su cosa? Su un nuovo capitolo della saga Dragon Age. Quindi un nuovo Dragon Age in sviluppo, che sia Inquisition 2, difficile da dirsi perché il nome non verrà utilizzato secondo me come Inquisition. Secondo me sarà un nuovo Dragon Age rivoluzionario, il primo su console di nuova generazione, sviluppato appositamente su console di nuova generazione, perché ricordo che Inquisition era un cross platform, è uscito sia su PlayStation 3 che su PlayStation 4. Però restiamo in attesa di prossime informazioni, magari alle 3 già a BioWare mostrerà qualcosa su questa su Dragon Age o sulla fantomatica nuova IP. E purtroppo nella tarda serata di lunedì, nel momento in cui sto registrando, è stato annunciato che Red Dead Redemption 2 è stato rinviato alla primavera del 2018. Ecco, stavo parlando troppo felice e non sono felice. Rockstar, che cazzo, cosa fai? Che cosa fai? Perché annunci le date? Perché non fai come Bethesda? Bethesda alle 3 del 2015. Oh, guardate un po', c'è Fallout 4, tutti quanti lo volevate, e pensate un po', esce già a novembre. Fra 5 mesi lo avrete già nelle vostre case. No, loro devono annunciare le date, devono far vedere un cavolo per aumentare l'hype, per poi dire, ma l'abbiamo rinviato. Anche stavolta, per smorzare i toni animati che si stanno accadendo su Facebook, e ecco, ha rilasciato delle immagini bellissime che starete sicuramente guardando davanti a me, però non basta. Cosa ne pensate di questo rinvio di Red Dead Redemption? Ricordo che il gioco era atteso per settembre-ottobre di quest'anno, ma è stato rinviato. Mannaggia a te, Rockstar.
E ultima notizia, speriamo che sia veramente l'ultima notizia, Tom Holland è stato selezionato per interpretare Nathan Drake in Uncharted, il film. Quindi un Tom Holland che, come ricorderete, è il nuovo Spider, il nuovo volto di Spider-Man, sia l'abbiamo già visto nei panni di Speedy in Civil War, lo vedremo tra poco in Homecoming, e prenderà appunto parte a... darà vo... darà parte... Darà il volto a un Nathan Drake più giovane, infatti sembra che il titolo, il nuovo Uncharted, sarà un prequel di tutta la saga che noi conosciamo. Non sono d'accordo a iniziare Uncharted così con un prequel, io avrei preferito un film molto più per adulti, ma chissà che possa essere la scelta migliore per i giochi, per i film, scusate, basati sui videogames. Iniziare in un modo completamente differente dai videogames per portare la gente al cinema e poi prendere spunto completamente sui giochi. Magari vedremo, lo scopriremo solamente nel 2019, se non sbaglio dovrebbe uscire Uncharted il film. Ok ragazzi, stavolta è davvero la fine, una puntata ricchissima, io non vedo quale youtuber vi fa il martedì una puntata così ricca di news succulente. E che dire, vi lascio alla prossima puntata, al prossimo gameplay, al prossimo video, ci vediamo. Iscrivetevi e lasciate un mi piace. Ciao a tutti, alla prossima!